Decreto Energia. Da oggi è possibile installare impianti fotovoltaici in manutenzione ordinaria, senza particolari permessi. Ma non sempre. Il nuovo Decreto Energia, anche detto Decreto Bollette, introduce importanti novità nel mondo dell'energia, finalizzate a contenere i costi e a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili. Fotovoltaico e manutenzione ordinaria. La vera rivoluzione sta nel fatto che l'installazione di pannelli fotovoltaici va considerata come manutenzione ordinaria. Analizzando attentamente il testo del nuovo decreto, possiamo dedurre che l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici ricade sempre in manutenzione ordinaria ed è realizzabile quindi in edilizia libera. L'installazione può essere effettuata liberamente anche su strutture o manufatti diversi da edifici. L'installazione può avvenire anche sulle pertinenze. L'installazione di tali impianti può avvenire con qualunque modalità. La semplificazione si applica anche agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ma non sempre. Sono espressamente esclusi dalle semplificazioni gli immobili di cui all'articolo 136, lettera B e C. Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza. I complessi di cose e immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. Previsto un modello semplificato unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti da 50 kW a 200 kW, così come già avviene per i piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. Entro inizio maggio saranno individuate le condizioni e le modalità per l'adozione di tale modello. Fotovoltaico e nuovi incentivi per le imprese al sud. Per incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili sono previsti 145 milioni di euro all'anno per i prossimi 2 anni, sotto forma di credito d'imposta per le imprese che decideranno di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili.